Sí. Tú. Quelli del Tempio Senpo si sono allontanati dagli insegnamenti del Buddha. Hanno abbandonato la fede, sedotti dalla ricerca dell'immortalità. Se ti cattureranno, nessuno può dire che cosa ne sarà di te. Faresti meglio a tornare per la tua strada. Comunque, non ti impedirò di entrare se sei determinato a farlo. Ma se lo fai, ti prego, procedi con cautela. Non ti impedirò di entrare, se sei... Ma se lo fai, ti prego, procedi con cautela. Vedo che hai deciso di proseguire. Pregheremo per te. È il minimo che possiamo fare. Mi hanno lasciato qui. Dove siete andati tutti? Perché avete abbandonato Kotaro? E adesso cosa faccio? Perché piangi? Se ne sono andati tutti. Sono solo. Tutti chi? Tutti. Chi? Girano i fiori bianchi e rossi. Solo un fiore è bianco e puro. Non trovo il fiore bianco e puro. Cosa? La testa! Che male! Mi spiace, non ho idea di cosa sto dicendo. Devo trovare il fiore bianco e puro. Mm-hmm.
Ah!
i frutti del serpente, sì. Ce ne sono di due tipi. Uno è fresco, l'altro è essiccato. È proprio là. Quello fresco è laggiù, oltre la rupe, nella galleria. È là che lo troverai. Frutta fresca? Di cosa parli? Ehi, c'è qualcosa che ti turba? Riso per me? Di meglio non c'è. Riso? Sì, sì. Se ti preoccupa qualcosa, il riso è la miglior cosa. Hai un po' di riso. Il riso della fanciulla celeste. Oh, i frutti del serpente, sì. Ce ne sono di due. Uno è l'albero, quello oltre. È il frutta fresca. Il aiol. Let's see.
Per mio figlio, metti giù la spada. Sciocco! Avrà le acque. La spada.